Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Green Pass, certificato verde obbligatorio dal 6 agosto. Custodi della montagna, presentato il disegno di legge per contrastare lo spopolamento. Approvato a maggioranza il rendiconto 2020. Modificata la normativa sugli incarichi regionali. Sarà obbligatorio in tutto il paese dal prossimo 6 agosto. Il Green Pass, il certificato di immunità dal Covid-19, diventa necessario per partecipare a eventi e cerimonie, ma anche per entrare in bar e ristoranti al chiuso, cinema, stadi e non solo. La decisione dell'obbligatorietà è stata presa dal governo Draghi. Sull'argomento abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dei consiglieri regionali. È sicuramente una misura di libertà. Offre a tutti coloro che sono vaccinati la possibilità di agire, operare, con anche l'opportunità di entrare in palestre, vivere spettacoli, essere al cinema, al ristorante, al chiuso, perché per l'aperto sappiamo che non è necessario. E conseguentemente io la vedo come, da un lato, uno stimolo alla vaccinazione, perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità, e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. E penso che onestamente sempre più abituandoci a convivere con la presenza di un Covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti, perché sempre più saranno le vaccinazioni, è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo che, o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Oggi coloro che vogliono è ragionevole, hanno l'opportunità di vaccinarsi. Vedo molti ragazzi, mi riferiscono dagli hub, che arrivano giovani che anche nella prospettiva delle vacanze sono disponibili a farsi vaccinare sul momento, quindi invito tutti a fare così, perché più si vaccinano più lo stesso Green Pass diventa uno strumento di libertà. Stiamo vivendo giorni ancora molto complicati, la variante Delta è arrivata anche qui da noi e questo, come dire, provoca ancora forte preoccupazione. Credo che la scelta del governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole, sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi tutti, perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. E questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni. Più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare, e questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Poi l'appello è semplice in queste vacanze, siamo alla fine dei lavori consiliari, ci aspetta davanti un'estate in cui c'è voglia di socialità, però un appello e lancio alle cittadine e ai cittadini toscani di rispettare le poche regole che ci siamo dati: lavarci le mani, mantenere la distanza, continuare a usare la mascherina. Questo virus possiamo batterlo solo tutti insieme. Noi faremo la nostra parte e continueremo velocemente a vaccinare le cittadine e cittadini della Toscana. Noi abbiamo sempre sostenuto che dal momento in cui uno si vaccina, quel vaccino deve portare anche alcuni benefici. Ci sono i benefici personali, i benefici che riguardano la collettività, ma quel beneficio però deve essere anche un beneficio che ti consente di andare in alcuni luoghi. Naturalmente noi siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei
entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato nel Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere, con la consapevolezza che dove finisce la tua libertà inizia quella dell'altro. Se uno non si vuole vaccinare, ha tutto il diritto di non vaccinarsi, ma naturalmente deve avere anche delle restrizioni alla sua circolazione. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass, così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni, e questo quindi ha creato una discrepanza in pratica tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Noi siamo favorevoli, lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. È positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. Posizione contraria al Green Pass è stata espressa da Lega e Fratelli d'Italia. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene, va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. E il Green Pass così com'è non va bene, va sicuramente rivisto, non possiamo essere favorevoli a questa disposizione così com'è. L'unico punto su cui tutti i virologi concordano è che la vaccinazione non ferma la veicolazione del virus, quindi il vaccino non ferma la circolazione del virus, ma limita gli effetti della malattia. Cioè, se tu sei vaccinato puoi comunque trasmettere il virus, ma hai meno probabilità di contrarre il Covid-19 in maniera forte, quindi di finire in ospedale, di intasare le terapie intensive o di arrivare alla morte. Quindi, se questi sono i dati, noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che, qualora contraessero la malattia, hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. E i dati ci dicono che chi è in questa condizione sono gli over 60, perché chi ha tra 40 anni e 60 ha lo 0,2% di possibilità di contrarre la malattia in maniera seria, chi ha meno di 40 anni ha lo 0% di possibilità di morire. Cosa fa il Green Pass? Il Green Pass fa l'esatto contrario. È stata presentata la nuova proposta di legge sui custodi della montagna, elaborata dal capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli e dal consigliere Mario Puppa e sottoscritta da molti consiglieri del gruppo PD, tra cui Lucia De Robertis, Marco Nicolai e Ilaria Bugetti. Noi prevediamo di dare dei contributi per 30.000 euro in 5 anni a chi aprirà una nuova attività al di sopra dei 600 metri, 15.000 euro in 5 anni per chi invece già svolge un'attività e intende riqualificarla oppure ampliarla. In più, la possibilità di stabilire un patto di comunità, così lo abbiamo
definito attraverso una convenzione che impegna i titolari di queste attività a poter svolgere delle funzioni di carattere sociale o di carattere ambientale per quanto riguarda la manutenzione e la tutela del territorio. Ci sembra molto importante questa proposta di legge, perché avere delle attività, per esempio la piccola bottega in montagna, significa avere un punto di riferimento non soltanto di carattere commerciale, ma anche di carattere sociale, un punto di riferimento che significa mantenere la vita in questi territori che spesso sono territori molto poco popolati. E poi la possibilità di avere un riferimento di carattere sociale per la popolazione, che è spesso una popolazione anziana, e per un territorio che ha bisogno di essere tutelato, manutenuto e salvaguardato. Un passo concreto, un nuovo passo concreto, che cerca di arginare, diciamo, uno dei drammi della montagna toscana, che è lo spopolamento. Lo fa attraverso l'idea di far rinascere delle imprese o mantenerle sul territorio in modo da dare occupazione. Lo fa, credo, anche in maniera innovativa, ma soprattutto lo fa con concretezza, perché mette a disposizione delle risorse che servono, diciamo, in maniera perequativa rispetto a certi costi che la montagna pretende, e lo fa pensando soprattutto che certi tipi di attività in quei luoghi sono delle luci che non vanno spente. Le attività economiche nella montagna hanno una funzione di servizio più che una funzione economica. Quindi è compito della politica, è compito delle istituzioni in questo modo aiutare in maniera concreta al mantenimento, voglio dire, su quei territori delle persone. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 23 voti favorevoli e 16 contrari, il rendiconto generale per l'anno finanziario 2020. Ce ne parla il presidente della Commissione Controllo, Alessandro Capecchi. Il rendiconto si è chiuso con un utile formale di 97 milioni. In realtà c'è un disavanzo complessivo di quasi 1 miliardo e 700 milioni, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma comunque, come ha ricordato anche la Corte dei Conti nel giudizio di parifica, si tratta comunque di un disavanzo molto rilevante. La Regione Toscana ha problemi di organizzazione dal punto di vista del personale, ha problemi di trasparenza, ci ha detto la Corte dei Conti, anche dal punto di vista soprattutto della spesa sanitaria, con una moltiplicazione di capitoli che non consente di capire bene tutto il flusso di denaro, dove va e dove viene impiegato. Sono numeri importanti che la Commissione Controllo ha esaminato approfonditamente e nell'esprimere a maggioranza naturalmente parere favorevole ha anche raccomandato al Presidente Gianni, che si è voluto tenere la delega al bilancio, di essere presente ai lavori delle commissioni, perché è opportuno fare anche delle valutazioni politiche su dove la Regione deve andare, per leggere in retrospettiva i numeri, perché attraverso il controllo di gestione si può capire naturalmente l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della Regione. E quindi la Commissione ha anche raccomandato, in un periodo di fortissima compressione dei tempi, l'invio dei materiali e la possibilità per le commissioni di lavorare al meglio nell'interesse dei cittadini. Modificata la normativa sugli incarichi regionali, la proposta di legge è stata approvata con voto favorevole a maggioranza, astenuto il centrodestra. Si è approvata una legge che va in una duplice direzione: da una parte la semplificazione nelle designazioni e nelle nomine degli organi designati dal Consiglio regionale, e dall'altra il rispetto della parità di genere. Mi piace considerare come si sia voluto dare ossequio al principio della parità di genere da un punto di vista sostanziale e non formale. Da una parte, infatti, è stato eliminato l'obbligo, quando si propongono delle candidature, di indicare necessariamente sempre la candidatura maschile e quella femminile, perché questo non era garanzia del fatto che poi negli organi venissero ad essere rappresentati entrambi i generi. Si è invece imposto che negli organi che sono eletti e designati dal Consiglio regionale ci sia una rappresentazione paritaria degli uomini e delle donne, e che qualora ci possa essere una composizione dispari, che un genere non possa essere rappresentato meno di un'unità rispetto all'altro genere. Quindi un principio di rappresentanza dei generi sostanziale che si va a sovrapporre e va a sostituire quello meramente formale che aveva caratterizzato l'ordinamento regionale fino a questo momento. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.